Aria di Wolfgang Amadeus Mozart. È il secondo brano della antologia pianistica di Cesi Marciano. Allora, è un brano abbastanza breve, sono due righe di 8 battute per ciascuno. La mano sinistra ha semplicemente una parte di accompagnamento, mentre l'aria, cioè la melodia, cioè la parte importante, è affidata alla mano destra. Io ho fatto qualche piccola variazione nella diteggiatura perché il libro suggerisce degli spostamenti che, secondo me, si possono evitare per rendere più semplice l'esecuzione di questo brano. Ci sono sì dei piccoli spostamenti, ma poche cose. La mano sinistra si muove un po' di più della mano destra. Una cosa, diciamo, positiva è che le ultime 4 battute del primo rigo sono esattamente uguali alle ultime 4 battute del secondo rigo. Per cui, arrivati a un certo punto, suoneremo una cosa che abbiamo già imparato e quindi sarà più facile. Quindi non saranno in tutto 16 battute da dover studiare per impararle, ma in pratica soltanto 12. Allora, la prima parte della mano destra. Questo era il primo rigo. L'unico piccolo spostamento della mano destra è qui sulla penultima battuta. Mi fa mi, re mi re. Quindi un piccolissimo, piccolissimo spostamento di un tasto verso sinistra. Secondo rigo, sempre della mano destra. L'inizio, la prima metà, è un po' diversa dalla parte iniziale, ma la seconda metà sarà perfettamente uguale a quella che ho già suonato. La mano destra ha finito di suonare. La mano sinistra. Primo rigo. Ci sono un po' di salti, però in questo caso la diteggiatura è valida, è buona, per cui seguendo con attenzione note e suggerimenti sulle dita da usare, sicuramente riusciamo a suonarlo senza difficoltà. Bene, a parte un po' di movimenti, c'è stato solo un salto nella sesta battuta, dove la mano sinistra ha dovuto suonare la fa, poi muoversi per suonare re sol, e questo ci serviva per spostare la mano perché poi dobbiamo arrivare a suonare questo sol qua in basso. Quindi senza muovere la mano non avremmo potuto raggiungere questa nota così distante. Secondo rigo, anche per la mano sinistra, 4 battute diverse dal primo rigo e 4 battute perfettamente uguali. Così anche la mano sinistra ha finito di suonare. Adesso le due mani insieme dall'inizio alla fine. Suono i due righi
una sola volta ciascuno, anche se vedo che sono scritti qui i segni del ritornello, cioè la stanghetta più grossa con la stanghetta più sottile e i due puntini al centro del pentagramma mi dicono: quando hai suonato le prime 8 battute, ritorna indietro e suona ancora una volta questo rigo. Poi potrai passare al secondo rigo e nel secondo rigo vedo lo stesso i segni del ritornello, quindi anche questo rigo dovrei suonarlo 2 volte. Ora, per non fare il video troppo lungo, suono una volta sola, ma se dovessi suonarlo per un saggio, per farlo sentire a qualcuno o in qualunque occasione, lo suonerei 2 volte per ogni rigo. Un punto dove prestare particolare attenzione è la battuta numero 6, sia nel primo rigo che ovviamente nel secondo perché sono uguali. E la mano sinistra ha 2 note da un quarto, una pausa e poi un'altra nota, mentre la mano destra ha una nota dal quarto con un punto, il che vuol dire che questa nota dura di più di quella corrispondente della mano sinistra. E quindi cosa vuol dire? Che questo Sol, la seconda nota, arriva dopo rispetto a questo Fa. Quindi il primo Fa e il primo La delle due mani sono insieme, ma questo Sol non è insieme a questo Fa, ma è un po' dopo. Questo La è da solo perché è insieme alla pausa. E questo Fa e questo Re sono insieme. Cioè, cosa vuol dire? Lo faccio al rallentatore. Quindi, le due note insieme. Poi il Fa della sinistra. Subito dopo il Sol della destra. E ancora subito dopo il La della destra. Poi le altre due note insieme. Quindi risuono la seconda parte di questo rigo a velocità normale.